terzo professore, lei mi deve aiutare, perché quello che sappiamo è che il governo ha deciso, il Ministero della Salute ha deciso che AstraZeneca non verrà più utilizzato sotto i 60 anni né per la prima né per la seconda dose. Corretto, professore? E lei condivide questa scelta o l'avrebbe allargata ulteriormente lei? Ma io penso che noi non saremmo mai dovuti arrivare a questo punto, perché, come ho detto, il vaccino AstraZeneca è stato vittima di una campagna di comunicazione assolutamente disastrosa, che parte dall'inizio, mi creda, parte dal momento in cui io ho detto che per vaccinarsi bisognava avere il conforto dei dati. Dopodiché è stato detto, quello che dice l'AIFA, quello che dice l'EMA è verità assoluta. Non si è detto che i vaccini sono stati autorizzati in via emergenziale, non è stato detto che via via che si accumulavano i dati, le indicazioni cambiavano. Questo è stato il primo errore che è stato fatto. Ai cittadini non è stata detta la verità, cioè non è stato detto che questi sono vaccini autorizzati in via emergenziale sulla base di dati preliminari, perché 30.000 persone non ricapitolano tutta la diversità genetica della popolazione e sicuramente non ricapitolano tutta la stratificazione in termini di età e patologie che possono sicuramente influire sulla risposta. Questo è stato quindi un pezzo di sperimentazione, era la vaccinazione di massa. Ma questo è normale, eh? Ok. Guardi, sì. E questo però bisognava avere il coraggio di dirlo. Signori, via via che accumuliamo i dati, rifiniremo le indicazioni. E probabilmente cambieranno alcune indicazioni. Quello avrebbe favorito, la comunicazione trasparente avrebbe favorito anche, diciamo, la comprensione da parte delle persone. Certo, però io le ho fatto una domanda, professor Chisai, perché almeno due o tre cose le vorrei capire. Per lei è giusto vietare AstraZeneca sotto i 60 anni sia per la prima che per la seconda dose? È talmente giusto che lei la vieterebbe anche oltre i 60 anni la somministrazione di AstraZeneca? Guardi, io ritorno su quelle che erano la situazione principale. Qui non stiamo facendo populismo, perché adesso stiamo intercettando le paure delle persone. Cioè, AstraZeneca rimane un vaccino sicuro ed efficace. Abbiamo delle alternative. Se delle persone hanno i requisiti per fare l'alternativa, che facessero l'alternativa. Questo era il messaggio da dare. Non è che noi siamo una nazione che, a secondo del sentimento o a secondo delle stupidaggini che si sono fatte prima, reagiamo in un modo assolutamente... Quindi lei non lo avrebbe vietato sotto i 60 anni, ma lo avrebbe vietato solo per quelle persone che hanno delle condizioni particolari. Esatto. Mi sta dicendo questo? Esatto, le sto dicendo. Noi non saremmo dovuti arrivare a sto punto. Chiaro. A questo punto siamo arrivati a una situazione in cui praticamente autorizziamo, e qui lo dico, probabilmente dal punto di vista scientifico e teorico non ci sono controindicazioni, ma di fatto autorizziamo un cambiamento della procedura vaccinale senza fondamentalmente dati a sufficienza. Cioè lei mi sta dicendo che a questo punto noi, facendo come seconda dose, perché ha avuto la prima AstraZeneca, un altro vaccino, stiamo facendo una cosa che non ha avuto una sperimentazione e quindi stiamo facendo un po' un azzardo? Ma guardi, non sto parlando di azzardo, stiamo facendo una cosa che non è prevista dal processo di autorizzazione, perché se noi diciamo che i vaccini vengono approvati su una base di sperimentazione, non mi si può venire a dire che 800 casi fanno un trial. Io non credo. Perché qui bisognerà pure mallevare tutti i produttori di vaccini, perché se succede, Dio non voglia, succede qualche cosa, non credo che i produttori di vaccini siano molto contenti di questa cosa, perché non ci sta sperimentazioni per determinare, primo, se effettivamente questa procedura porta qualche complicazione, che peraltro, guardi, io non credo, per me comunque la forma è sostanza in questo caso, per la forma è la garanzia per i cittadini. Poi, chi ci dice qual è l'effetto protettivo? Perché qui non c'è nessun modo per misurare l'effetto protettivo, perché i casi sono talmente pochi, bisognerebbe... Allora, si fermi solo un attimo, perché lei ha introdotto il tema della seconda dose. Arriva onorevole Mulè, le faccio vedere però, in Sicilia il nostro Salvo Catalano è andato a vedere, perché c'è tantissima gente che aspetta la seconda dose di AstraZeneca, compreso quel signore con gli occhi azzurri seduto di fronte a me, e effettivamente, diciamo, qualche dubbio sul mix di vaccini uno ce l'ha. Fatemi vedere e arrivo, eh.